Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video del Great Armory. Siamo davanti ai VIP perché voglio... Aspetta, fermi tutti. Dov'è quell'altra? Dov'è? Mi scusi, signorina? Dica? Dove cavolo? All'arrembaggio. Ma cosa fa sta qua? Oh, fa caldo, fammi andare in barca. Ma cosa c'entra? Potevi farlo 2 ore fa, devi proprio farlo adesso. Scenda da lì. Aspetta, mi sono incastrata. Io che con che gente collaboro, cioè, a volte me lo chiedo. Ma tocca quella barca e fa la gara. Ciù. Si dia una smoscia. Allora, eravamo davanti ai VIP che volevo intanto accennare. Dove sarebbe? Aggiornamento. Stanno qua sulla sinistra. Minchia, se non sa un cazzo, veramente. Venga qui. Venga giù, rifacciamo da capo. Sto scendendo in picchiata. Buonasera a tutti, benvenuti. Termoli, vogliamo fare qualche aggiornamento. Bla bla bla, l'avete capito. Allora, David, hai messo il microfono nuovo? Sì, si sente. Ah! Vedete? Gracchi. Questo è il microfono che ha fatto. Gracchi! Un pochino. Allora, questo è il microfono. Il microfono buono. Che ha fatto vedere Peppo nel video. Quindi, se nei tag ci sarà Peppo, il motivo lo sapete. Andiamo. Basta applausi. Allora, volevamo far vedere qualche piccolo aggiornamento comunque del server. Perché voi mi chiedete quando apre il server, quando cazzo vi pare a me. Pian piano lo stiamo facendo, ragazzi. Siamo in due. Allora, tra impegni lavorativi, scolastici. Poi io il dopo scuola. Così. Io lavoro nel campo, c'ho caldo, asciutto. Io fa lo schiavo nel campo. C'ho caldo. Campi di cotone. Niente, perché? Vabbè, comunque, noi vediamo una spoileratina. I VIP saranno questi, comunque, saranno questi. Ne abbiamo altri due in testa, ma saranno questi. Saranno una cosa un po' fatta meglio, perché l'altra volta erano un po' troppo confusionari, non si capiva bene, cioè... Una cosa un po' fatta meglio, vedete, ci sono le cose scritte, ci sono le preview dei kit. Fai vedere i kit intanto, almeno ne facciamo vedere uno tanto per farvi capire più che altro come saranno. Ad esempio qui c'è il kit pollo, che vabbè, ogni nome c'ha il suo bello, kit poletto, kit muciador, kit porco, che se lo prende una femmina la cosa è brutta. Comunque, massimo mettiamo porcello. Kit porcella. Comunque, darà comunque un'arma shot gettabile. Vabbè, il prezzo, vabbè, lo sapete. Shot get, quindi ci sarà un comando. E il kit, che è il kit da roba varia. Kit pollo, da della roba comunque carina. Che ci sta un kit prendibile. E ho scritto anche qua. Shot get una volta all'ora. E posso avere le variazioni. Vabbè, kit potranno essere presi una volta al giorno. E ogni comando da VIP, tipo lì c'è il comando hat, una volta ogni 30 minuti. Chiaro? Avrete una testina. Cos'è? Un home extra. Stavo dicendo una testa extra. Una home, sì, perché già una è già troppo. Quindi va piano piano. Vabbè, qualche soldino. Viv Muciador, adesso non ve le faccio vedere tutti, vi dico i nomi più che altro. Viv Muciador, Viv Parco, Viv Leosha, Viv Spider-Man, Viv Spider-Man, Viv Bruciato e il Viv Slender. Qui ci sarà il Viv Wither, ispirato a questa cosa, signorina, qua, buongiorno. E VIP Grit, che sarà ispirato invece a questo coso brutto, alla qua, mia persona, pelato. E comunque al canale. Abbiamo tante cose in testa. Quindi comunque questi saranno quelli personalizzati, cioè personale, che però daremo anche a voi. Quindi comunque avrà molte cose diverse da questi altri VIP. Sì, ovviamente. E che avremo anche noi. Vabbè, noi abbiamo tutto. No, io voglio quel VIP lì. T'arrangi. Tu sei l'originale, il VIP originale. Vabbè, comunque ti scriverai VIP originale. VIP originale. Gli altri sono cloni. Original VIP. Vabbè. Comunque, è un episodio per far vedere gli aggiornamenti del server, è un episodio del Great Armory e delle armi personali che mi avete mandato. Mi avete sfracasciato i gabbarici. Hanno ragione. Cosa sono sti tronchi qua? Non lo so, erano già lì, quindi li ho lasciati. Perché c'è l'acqua buggata? Io non la voglio l'acqua buggata, poi dobbiamo metterla a posto. Ma era già così, vabbè. No, le armi... l'acqua buggata. Allora, le armi di oggi saranno le seguenti, ovvero la God of War, la di potenza chi? Del grande Kratos, il distruttore dell'Olimpo, arma personale di Pyron GR. Parla bene, madonna. E come cazzo si legge sto nome? Pyron GR. Vabbè. La spruzza fuoco.
detta proprio sprusciafuoco. Alma giapponese. Alma personale di Wolf Boy. Carino. Carino. Sprusciafuoco. E ultima e più importante, meno importante probabilmente, no, la meteora. Ma non importante, cioè, no, ma non, vabbè, capito, dai. Vabbè, quello lì, comunque di Sharpfire, la meteora, e qui c'è anche un errorino ortografico che, vabbè, gli astri, non gli astri, gli astri sono disturbati. Ma poi come la, allora, vabbè, a parte l'ortografico, gli astri sono disturbati. Da cosa? Da qualcosa? Perché io sto guardando il config dietro, non manca un cazzo, ho fatto copia e incolla, quindi assolutamente è quella. Ora, direi di andare nell'arena, sai, slash zone, vedi c'è il menuino, andiamo alle arene PvP e all'arena PvP 1. Hai visto, no? Sai fare, sì, sì, bravissima. Ah! Bravissima, fenomenale. Ecco, ha fatto il TP, scommetto quello che vuoi, che ha fatto il TP. Aiuto! Allora, questo è l'ingresso dell'arena PvP 1 e questa è la prima arena PvP. Qui allora, armi spiega che ci saranno due arene. Principali due. Una solo PvP classico, l'altra... Quindi a spade. A spade, insomma, spade, asce, asce ben cantata. Comunque senza le armi personali, senza le armi, crash shot, assolutamente. Non ci saranno accesso a quelle armi. Più che altro se uno vuol fare un po' di PvP normale, perché mi ricordo quando il server era in beta la gente lo richiedeva, non c'era, e allora ho fatto sì che stavolta ci fosse. Cos'è questa? La fontana dell'amore? Chi cazzo l'ha messo sto cartello? Signorina! Signorina! C'è qualche riferimento a terze parti? No! No! Ci sarà un altro tag. Ci sarà un altro tag clickbait. Comunque. Ah, mi sono incastrata. Venga qui che devo fare una copia delle armi. Venga qui. Venga qui, signorina. Ale, faccio una copia. Tac, tac, tac. Pigli tutto. Ciao, ciao, portala qua. Le armi. Ma perché c'è una barchetta? Ma basta, quella barca, madonna, basta. Ah no, aspetta, la posso usare in un posto migliore. Chi è? Perché ho tanta pazienza? Dai, inizia a sfogliarti, a allora, metterti tutto così. Ma però sempre, vabbè, io direi che prendo una dei kit. Kit, faccio... Pollo. Kit pollo. Così lo vedono. Così, che... sì, perché io sono furbo, perché io, stato che sono in creativa, faccio kit poll e poi butto via tutto, perché sono una persona molto, molto ok, fatta! Questa è... O volevi far vedere quello Muchador? Prima, no, vabbè, uguale. Prima vi faccio vedere un po' gli effetti, perché sennò con questa qui non si riescono a vedere, lo so già. Questa è la God of War e fa un... carino. È tipo la... Però mi sa che devo riavere Minecraft perché non si sente l'audio. Non dovevi già farlo. Mi sono scordato. Adesso un secondo, ragazzi, riavvio Minecraft e ci arrivo subito. Bene, ragazzi, ho riavviato Minecraft. Ci abbiamo stavolta l'audio del gioco. Ci vediamo subito. Di quella cosa intanto prima. Allora, mi ha detto che comunque si sente gracchiare. Comunque, anche col microfono nuovo. Io non so, ragazzi, cosa farci. Ho cambiato microfono. Se voi avete qualche consiglio, magari deve settare meglio l'audio o qualcosa. Sì, perché io non so cosa fare col gracchiamento. Cioè, ve lo giuro, io il tono di voce è così. È già il terzo microfono che cambia. Sì, minimo il terzo, il quarto, il quinto. Perché ve lo giuro, li ho cambiati un casino. Ma gracchiano un po' tutti e io non so cosa dirvi. Vabbè. Se sapete dimmi qualcosa sempre nei commenti. Vi dicevamo, God of War è questa. Sembra la motosega. Una motosega, sì. Sembra una motosega. Però con effetti diversi, però è carina, fa, dai. Infatti i blocchi da quanti... Aiuto, no, cado. Io ti vedo sempre ferma, non so te. Vabbè. E quanti colpi ha? 150. Poi controlliamo quanto danno fa. La spruscia fuoco. Fa un casino della Madonna, ragazzi. Questa sì che gracchia. Questa sì che gracchia. 70 colpi, Madonna. Questa mi sa che è sciotta. Non vorrei dire questa mi sa di arma che è sciotta. Io ho paura che la meteora griffi. No. Io spero di no, ragazzi. No, non griffa. C'è il config qui. Non griffa. Perfetto. Non griffa. Questa invece è la meteora. Oh, che carina. Che carino, le stelle ti ascoltano. Ti è apparso sta in chat? Non credo. No. Provala.
aspetta, voglio... lancia barriere, cade il fulmine e le stelle ti ascolta. Che bellissima! Che bella questa! Chi è che l'ha fatta? Non mi ricordo più. Aspetta, che c'è un nome qua. Zeta Sharp Fire. Bellissima! Bella, bravo. Bella. Poi, vabbè, la cosa delle barriere è un po' particolare alla fine dei conti, non si vede spesso. Peccato è spammabile, quindi se ne lancio una quarantina. Oh, che bella, è spammabile. Mi spamma, le stelle ti ascoltano, ragazzi. Allora, adesso arriva la parte un po' più dolorosa, le devo provare. Ferma, non spamma, ferma. Minchia, fanno un casino della madonna. Ok, prima arma, prova la God of War, venga qui, scenda da lì. Yeah! Va bene, la parte steose. Allora, vada. Pronto? Ho paura. Diaca! Mi dà veleno anche. Allora, fallo di nuovo che guardo bene tutti gli effetti. Un colpo. Veleno 2, Wither 3 e Blindness 3. La madonna, ragazzo. Allora, prima l'ho quasi shottato, stavolta invece mi ha tolto. Vabbè, meno, dipende dalla. Vediamo quanti colpi ti shottano, pronto? Ho paura, vengo pronto lì. 1 2 Non mai prendi. 3 Non mi prendi. 2 Avvicinati, avvicinati. Ce ne vogliono tanti, basta, basta. Ce ne vogliono comunque tanti, ne ha sparati. Ci sta. Ce ne vogliono tanti. Non è... Sono arrivata a 62, quindi ci stata, più che altro di dolore abbastanza buono, direi. Ho anche su un'armatura con protezione 1, protezione 3 comunque in ferro, che comunque regge abbastanza. Sprucia fuoco, signorina Rada, sprucia fuoco. Aspetta. Ho paura. Poison 2, Wither 3, Blind... È uguale! Praticamente è una fotocopia. Cioè, ragazzi, un po' più di fantasia però con gli effetti. No, perché magari si sono messi d'accordo. Ma non credo, minchia, però Wither, effetto Wither fa un male l'arma della lo madonna. Lo so, Wither è il migliore. Ecco. Però mi aspettavo più che altro sputato. La mia arma sarà solo effetti Wither. No, sarà molto di più, lo sai. Va bene, lasciamo stare. No, più che altro mi aspettavo che desse fuoco la sua arma, sinceramente. Infatti, la cosa scusami, mi ha un po' deluso. Si chiama spruzza fuoco per non dar fuoco. Oh. Puttana mia! Ah no, no, stavolta non mi ha dato gli effetti, però prova ancora. No, non mi dà gli effetti. Magari te lo dà qualche volta. No. O sei un po' buggata con l'arma di prima, può darsi. Perché gli stessi identici effetti, adesso non lo dà. Forse era un attimo buggata. Allora, per un caso, prima ha tolto, è rimasto un cuore e mezzo, a volte non cava un cazzo. Cioè, si vede che comunque magari si si è buggato. No, secondo me lì è proprio questione se ti prende. Invece gli effetti invece sono diversi. Più ma ti prendo cosa comunque. Non... Minchia, due cuori. Vedi. Non togli niente. Tre cuori. Dipende, dipende. È un'arma dipende, molto, dai. Molto malmenata. Non è male, dai. Ci sta come cosa. Toglie ora tanto, questa. Toglie poco. Più che altro non dà fuoco, la cosa mi delude parecchio. No. Ok. Minchia, quindi magari. Però quell'arma mi ha sbriciolato l'armatura. Quindi magari se stai ascoltando, mettici anche l'effetto fuoco. Che ci sta veramente tantissimo, essendo arma spruzza fuoco. Meteore, quella mi fa veramente paura. L'altro tasto, magari. Sì, ciao, barriera! Come va la sfida? Delizio. Prova a spammarne un paio. Ma si crede? No. No. Tizio! Non fa male. È solo da bellezza, si vede. È un air strike, però non mi danneggia. Magari dobbiamo andare in posti chiusi? No, no, non c'entra un cazzo. Ma proviamo, dai. Ah, può darsi, vedi, le esplosioni vengono fermate dalla barriera. Vieni, vieni. Può darsi, allora. No, dobbiamo uscire da qua direttamente. Perché? Perché c'è comunque la barriera sopra che ci... è vero. Aspetta, aspetta, fammi... Meno male che mi sono fatta uno stacco in più. Madonna. Allora, fammi uscire fuori da sta barriera. Ok, sono fuori adesso. Ok, fammi togliere dalla creativa. CMS. Ok. Il fulmine non danneggia, però. Ok, ho paura. No, basta, una basta, ma sei matta! Addio! Addio, aiuto! Bombardamento! Aiuto, bombardamento! Servati, soldato Ryan! Mezzo cuore! Che figata di arma! E poi è una figata che piovono blocchi del Nether. Aspetta, allora rifacciamo una. Con uno solo. Una. Sono presa troppo vera. Oddio, la sua cattiveria non conosce limiti. Piano!
Ciao Blocchettino, si raccomando, sii buono lei. Non scappare, fatti prendere. Ho paura. Quanto? Mezzo cuore. Hai mezzo cuore? Sì. Cazzo, se fa male con un colpo devi depotenziarla questa. No, beh, l'arma che mi ha inviato poi questa. Sì, ma se la vorrà nel server la depotenzi. Di sicuro, questa qua farò fatica a dargliela perché ha un effetto veramente troppo devastante. Ha un range della madonna questa. Vabbè, la depotenzi. La potenzia è un casino questa. Anche perché nell'arena non la può usare. Nell'arena tra l'altro non la si può. Ah, ancora, basta, aiuto. È il Patemi. Che fa laggare un fottio questa. È il Patemi. Proviamo a vedere. Volare. Oh, morto. Che figata di arma. Mi piace troppo. Volare. Oh, morto. Oh, c'è ancora le cose. Aspetta. Ok. Ok. La mia roba. La mia roba. Mi ha frecciato. Vai via. Vai, guarda via. Che cosa è in mano. Ho ancora uno stacco. No, non ci capiamo mica. Vai via. No, vai via. Pussa via. No. Vai via, pussa via. Via. Bene ragazzi, spero che questo video dell'armi vi possa essere piaciuto. Mi raccomando, lasciate il pollice su questo video. Vi è piaciuto questo video. Mi raccomando, non lasciatelo se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque. Anche accesso, mi raccomando. E niente, c'è altro che si vuole dire, signorina? Sei morto. Per il momento possiamo dire che è finita da morto. Dai, vieni a riprenderti la roba che c'è anche la. Ma me ne frega un cazzo, metti quella roba. Slash back. To. Arrivo. Dov'è la mia roba? Buttata. Ma dai! Ascolta, a 66 di utilizzo. Ma l'ha leggermente sbriciolata, non vorrei. Ma no, ma tutte le armi te l'hanno sbriciolata. Che belle soddisfazioni.